Termina in parità la sfida tra Omegna contro Santià, termina 1-1 questa battaglia, una partita che termina in situazione di pareggio ma che ha tanto da raccontarci. Passiamo subito alla cronaca, al sesto minuto di gioco, Comparoli con un tiro raso terra dalla distanza prova a espugnare la porta nemica ma non concretizza. All'undicesimo minuto si fa sentire il Santià con Ciraulo che calcia un cross dalla sinistra, prova a concludere Rida ma non finalizza. Al ventitresimo minuto Elka offre la sfera a De Ponti che prova a sfondare lo specchio della porta avversaria ma il numero uno del Santià, Di Paolo, si fa trovare attento e gli manda in fumolazione. Al 25esimo minuto Montani calcia un bel tiro cross dalla destra e mette la palla in area, prova a intervenire Elka dalla sinistra cercando di bucare la palla in rete ma passiamo adesso al secondo tempo. Al terzo minuto della ripresa Elka per la squadra di Tabozzi calcia un bel tiro ma la palla finisce di poco fuori sul lato destro del palo. All'ottavo minuto Zarmanian del Santià dal corner mette la palla in area, Comotto prova la deviazione in direzione di porta ma l'azione non termina con un gol. Ed ecco che al decimo minuto della ripresa Dosso del Santià praticamente a porta vuota imbuca la biglia nel sacco. Al tredicesimo minuto prova a segnare il bomberone dell'Omegna Elka ma Di Paolo intercetta. Ed ecco che al venticinquesimo minuto Comparoli per i padroni di casa sigla l'1-1 su assist di De Ponti. Al trentesimo minuto Marzoli commette un fallo da ultimo uomo. D'Agostino, il mister del Santià, viene espulso perché protesta contro l'arbitro per una mancata espulsione del portiere dell'Omegna. Al 38esimo minuto Ciraulo per gli ospiti calcia una bella palla su punizione in direzione dello specchio della porta ma Bittoni, portiere dell'Omegna, riesce ad afferrare la sfera al volo. Ed ecco che nonostante si siano create diverse occasioni da ambe le parti, alla fine la partita si conclude con una situazione di parità per 1-1.